Il processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione che sta interessando l'Italia rappresenta un'opportunità di sviluppo anche per i piccoli territori. Un ruolo da protagonista in questa fase di cambiamento spetta a Poste Italiane, chiamata a mettere in campo iniziative strategiche per favorire il cambiamento in atto. In quest'ottica, il confronto con i territori diventa fondamentale per reperire proposte nell'ottica del rinnovamento. Il tema è stato al centro del convegno organizzato dall'Officina del senatore PD Luciano D'Alfonso con i rappresentanti di enti e associazioni del territorio che all'Auditorium Petruzzi di Pescara hanno incontrato i vertici di Poste Italiane. Luciano D'Alfonso, senatore del Partito Democratico, questo incontro è stato fondamentale per ribadire che cosa? Intanto che il risparmio che si consegna alle poste è un risparmio coltivato con lealtà. Il cognome di Poste è lealtà. Poi le poste hanno garantito funzionamento anche durante i giorni e le settimane della pandemia. Le poste nei comuni delle terre alte e la montagna garantiscono la statualità, l'attenzione, la premura, la continuità del servizio pubblico. Oggi abbiamo ribadito che abbiamo necessità di poste anche nei piccoli comuni a bassa consistenza demografica. Poi vogliamo fare un progetto con Poste a proposito dell'aeroporto di Pescara. In cosa consisterà questo progetto? Fare una piattaforma di logistica al servizio della domanda di commercio, della domanda riguardante tutto ciò che occorre, i singoli e le collettività. Un pezzo dell'aeroporto potrebbe essere funzionale ad un grande progetto strategico di Poste S.p.A. E ci sono state anche tante richieste da parte dei piccoli territori. Poste ha detto che innoverà senza distruggere, senza togliere servizi. Ha garantito attenzione con i postamat e con gli uffici postali ovunque tutto questo sarà possibile e necessario. Matteo Delfante, amministratore delegato di Poste, in questo incontro con i territori Poste ha ribadito la sua vicinanza ai piccoli territori attraverso anche tutta una serie di investimenti. Cosa farete? Continuiamo a essere presenti in tutti i comuni, abbiamo un rapporto tra numero di uffici e numero di comuni che è 2-1 in Abruzzo, rinnoviamo il nostro impegno e continuiamo a offrire, speriamo, i migliori servizi per gli italiani. Avete anche annunciato un prossimo ingresso nel settore del gas e dell'energia? Sì, abbiamo annunciato che nel 2022 cominceremo a offrire contratti luce e gas e quindi siamo molto, diciamo, emozionati perché è chiaramente un passaggio importante, speriamo di farlo al meglio. Le enti di associazione hanno portato le loro richieste anche a Poste Italiane, Poste che comunque continua ad essere un punto di riferimento per tantissimi cittadini. Quali sono le principali richieste? Ah, sono le solite, non c'è niente di nuovo, erano comunque istanze che avevamo già presenti. È però utile per noi comunque sentirle direttamente dalla voce dei cittadini, toccare con mano le esigenze del territorio e questo è sempre importante per chi sta a Roma come contatto diretto con la realtà locale.